16 novembre 1969, la RAI manda in onda lo sceneggiato televisivo I fratelli Karamazov. Liberamente ispirata all'omonimo capolavoro di Fyodor Dostoevsky, la fiction, diretta da Sandro Bolchi, ricostruisce in 7 puntate la tragica saga della famiglia Karamazov, definita dallo stesso Dostoevsky un groviglio di rettili che vorrebbero divorarsi l'un l'altro. È una triste storia di famiglia. E il protagonista è lui, Fyodor Pavlovich, mio padre. Dicono che lo conosciate bene. Molto bene. Vostro padre è avido. Avido di tutto. Anche di voi? State attenta. È un Karamazov. Maledetto anche dai demoni. La sua anima è sporca. Io non sono un figlio per lui. Sono un cane che bracca nel buio dei corridoi sibilando. La legge mi darà ragione. Solo il giudice potrà decidere. Il denaro è mio. Così il pagliaccio mi fa credere carnefice. Il ruolo di vittima non vi si addice molto. Sembrate anche voi, però non so come dire. Ossessionato da qualche cosa. Sono un Karamazov anch'io. Perché i vermi che insidiano mio padre dovrebbero risparmiare me? Vi conosco da poco e già mi confesso. Questo mi turba. Perché vi parlo con tanta brutalità? Perché siete un selvaggio. Come me del resto. Sono contadina, Dmitri Fyodorovich. Non fate complimenti con me. Ma forse avete torto, ma forse avete anche ragione, non lo so. Comunque, eccole qua le vostre cambiali. Tenete. Non mi interessano più. No. Appartengono al vecchio. Vanno detratte da quanto ancora mi deve. Ridatele a lui. Grazie. Grazie, Grafina Alexandrovna. Chiamatemi Krushenka. Non crediate molto alla mia generosità, no? So essere anche molto avara. Se vedi chi ha passato come me io. L'infanzia nella miseria non può essere molto tenera. Ma no, è un'altra cosa, ecco. Un'altra cosa. Pietà. No. I selvaggi come voi non possono far pietà, no? Casomai rabbia. Oppure... Oppure? Un tè, Fenia, portaci un tè.